Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Ariete. Nella mitologia l'Ariete viene paragonato anche a Giasone dal vello d'oro. Giasone vuole il vello d'oro per diventare l'uomo più potente del mondo e così sarà. Il problema è che Giasone, ottenuto il suo scopo, dimentica che è stato tutto possibile alla sua sposa, la regina Medea. A questo punto vuole di più e tralascia Medea, che ferita lo distruggerà. Questa storia dovrebbe aiutarvi a voi, Ariete, a capire che spesso ottieni a qualunque costo ciò che desideri, ma dimentichi spesso che l'euforia del potere può creare nell'ombra dei nemici molto potenti. Toro. Chi si trova accanto a una persona del toro difficilmente può resistere alla sua dolcezza. Un segno leale che non fa mai nulla in modo frivolo, un segno semplice, fedele, legato a veri e semplici valori. Ancora qualche giorno di pacatezza, attendiamo tra qualche giorno invece Marte nel segno, quindi un'esplosione di passionalità. Gemelli, una bella primavera si avvicina. Certamente questa opposizione di Saturno vi rallenta ogni azione, ogni progetto, ma tutto promette una bella primavera. Cancro. Ti avevo avvisato di curare di più la forma fisica, riprendi le tue energie. I nemici sono tanti, ma qualche vero amico ancora è dalla tua parte. Leone, sempre più innamorato, sempre più bello, adesso puoi chiedere tanto e tanto avrai. Si avvicina un periodo strepitoso per te. Vergine, sempre pensieroso, poco soddisfatto di ciò che ti arriva. Sicuramente gli ultimi 2 anni ti hanno portato dei grossi cambiamenti, ma tu analizzi troppo e tutto. Al momento non sei contento, ma la fine di quest'anno regalerà grandi soddisfazioni ai segni di terra come il tuo. Bilancia. Ribadisco ancora e suggerisco più amabilità nei rapporti lavorativi. Arriva un mese di marzo che metterà alla prova un po' i tuoi nervi. Anche in campo sentimentale ti senti in un guazzabuglio, dai peso alle persone che meritano veramente. Scorpione, ti trovo sempre un po' stanchino e pensieroso, l'amore è in soffitta. Non sei un segno che reagisce subito ai cambiamenti, prima li devi elaborare, poi li vivi. Sagittario, quest'anno hai voglia di cambiare qualcosa nella tua vita. Certo, i rapporti insanabili non si recuperano. Se avrai la capacità di metterti in gioco, queste stelle possono darti una chance, ma devi essere tu a muoverti. Capricorno. Qualche giorno di tregua ci vuole per te. Febbraio è stato inclemente. Hai coltivato per un lungo periodo degli obiettivi, ma adesso le stelle ti chiedono di cambiare strada. Non è facile per un Capricorno rinunciare a ciò per cui hai lavorato tanto, ma il bello della vita è anche questo, mettersi sempre in gioco. Acquario. Non hai opposizioni particolari, Mercurio ti aiuta a vedere più chiaramente la strada che dovrai percorrere. Magari cambierai strada all'ultimo momento, sbalordendo i tuoi avversari. Pesci, per te è un procedere lento l'inizio dell'anno, magari arrivano problemucci coi familiari, coi figli. Tutto va migliorando, non renderti più ansioso di quello che già sei per natura. Vi auguro una bellissima giornata, a domani!